Ciao a tutti! Oggi vi faremo vedere come facciamo a fare lo slime. Lei è Aisha. E lei è Serena. E allora, ho già versato un po' di colla nella ciotola. Beh, io no. Ok, prova. Io mi metto... Ma questa cosa potrebbe funzionare? Sì, metti un po' di quella lì e un po' di questa dopo, anch'io faccio così. Comunque, mettetemi su questo video, iscrivetevi al canale e commentate. Grazie. Con come lo vorreste il prossimo slime. Però non vi avverto che il prossimo video sarà ancora con lei, perché ci vediamo proprio una volta ogni tanto, oltre che a scuola. Ma una volta è uscito così. Ma sei tu morti? Magari, oddio. Ma si vede che ne ero morto tanto. Non so se si vede perché la colla è troppo trasparente. Io sto spingendo tutto. Basta, quanto non devi metterne tanto di quella lì. Ma guarda tu quanto ne stai mettendo. Ma di questa trasparente sì, lo so. Tieni questa. E adesso ci scambiamo colla. Giustamente. Vedi io quanto ne metto di questo. Quante sono l'uno e mescoliamo tutto alla fine. Mineraldo, ma non papà che li ha sentito. Magari sto facendo lo stesso. Sì, tutto alla fine. Ok. Fatto? Il mio si presenta così. E il mio così. Ok, adesso... Vediamo? Io sei più tanto. Adesso io vado a mettere un po' di schiuma da barba per farlo diventare fluffy. Ma prima non si mette il bicarbonato? No, il bicarbonato è finito. Scusate, ma è un po' pazza. No. Ok, fai tu. Non si deve scuotere. No, ma non tanto. E a me e risulta così con la schiuma da barba. Vorrei andare a mettere ancora un po' di colla, perché secondo me è poca. Ovviamente di schiuma da barba, mettetela sempre poca perché dopo... Perché sennò diventa esce. Troppo fluffy e non si fa. Non esce, aggiungo ancora un po' di questo. Ne aggiungo un po' di questo. Perché lo voglio bianco, molto bianco. Sì, non me la finire. Aspetta! Basta! Che cosa? Aspetta che scocciola. Ce l'hai, ma lei ha fretta, Non è vero. Ragazzi, se mi stava così, sappiate che la conosco. E io vado a aggiungere ancora un po' di questo. Sì. Continua, abbonda. Ma non si fermano, possiamo, Ok. Basta, Questa è la colla vinilica, comunque, se volete saperlo. Io ho questa di Giotto e anche questa qua è la colla trasparente di Giotto, che comunque ho preso dai cinesi, non è che questa è la schiuma da barba. Rubata da mio nonno. Se la volete fa fluffy, ovviamente, okay. Che è molto morbido. Il mio si presenta così. Il mio così. Ok, adesso andiamo a mettere un po' di liquido per lentine, che io ho questo di Benefit. Non va più il bicarbonato? No, questo di Benexen, un Benefit. Ma non ci metti brillantine le perline? No, non le ho adesso. E poi, una volta ho messo il liquido per lentine, poco liquido per lentine, il mio poi si presenta così. E basta, si presenta così, abbiamo capito. E poi ci vado ad aggiungere un po' di bicarbonato, che tra l'altro l'ho preso perché lo uso anche per il mio apparecchio. Io ne metto un po' con le nostre cucchiaie. Io questo qua. A me questo mi basta. Comunque nei prossimi giorni caricherò anche il video del mio nuovo orologio smartwatch. Che ho già fatto il video. Adesso... Andiamo a mescolare. Ragazzi, a me comincia a formarsi, alla mia amica no, infatti sta continuando a mettere liquido per lenti, ma non penso si formi. No, si forma. Comunque, quando fate lo slime, attenzione, mettete sempre poco bicarbonato, perché sennò riesce troppo granuloso. E mettete tanto liquido per lenti, perché il liquido per lenti scioglie il bicarbonato. A me si è formato, adesso vado a mettere un po' di liquido per lenti sulle mani, ma proprio poco. Lo spalmo e adesso vado, mi tiro sulle maniche prima, e vado a prendere il mio slime, che devo dire che è ufficialmente riuscito. Non lo prendi tu. E ragazzi, cosa devo dire? È bellissimo. Ci continuo a mettere un po' di liquido per lenti perché è ancora un po' granuloso, si sente bene il bicarbonato. C'è tutta acqua. A lei non è uscito, ragazzi. Sembra mozzarella. Non toccare. Mi è uscita scoppietta anche, ragazzi.
Ma è bellissimo. Scusatemi, è un po' invidiosa, eh. Sei invidiosa? Ma non lo so, posso fare. Al prossimo video. Ciao.